Dasein, oggi voglio parlarvi dell'uomo dei topi, un caso che ha affrontato Sigmund Freud nel 1909, cioè ha pubblicato tutto un resoconto di questo caso clinico che lui ha affrontato, e la cui diagnosi era di grave nevrosi ossessiva. Questo paziente che caratteristica aveva? Era un paziente relativamente giovane, di 26 anni, che si è presentato al suo studio con una serie di problematiche, in particolare dei pensieri ossessivi, dei pensieri incontrollati che ricorrevano frequentemente nella mente del paziente, riguardanti cose brutte che potevano succedere o a suo padre, insomma alle sue persone care, persone a lui care come suo padre e la donna di cui era innamorato. Inoltre aveva degli impulsi suicidari, cioè immaginava di tagliarsi la gola con un rasoio e poi non riusciva, insomma, con questi, a colpa di questi pensieri ossessivi, non riusciva a fare delle scelte relative alla sua vita amorosa, non riusciva ad andare bene nel lavoro. Si tratta di un giovane avvocato che aveva comunque dei problemi di lavoro a causa di questi suoi pensieri ossessivi. Il caso come viene affrontato da Freud? Freud prima di tutto specifica che il suo paziente deve raccontargli liberamente tutto ciò che vuole, però senza remore, senza, come dire, senza trattenersi. Ecco, infatti quando poi affronterà le cose che fa fatica ad esprimere, Freud poi lo inventerà invece a raccontare, ad esprimersi, ad andare fino in fondo, perché in questo consiste la terapia. Uno dei primi racconti che fa questo ragazzo riguarda la sua infanzia. Lui nella sua infanzia aveva avuto, siccome ha famiglia abbastanza ricca, era stato affidato a delle governanti e con queste governanti aveva avuto delle prime esperienze protosessuali, diciamo. Perché le aveva invitate a mostrarsi nude, poi a toccare i loro genitali, e questo era stato fatto in più volte, da 4-5 anni, mi sembra, fino a 6-7 anni. E quindi gli era rimasta questa ossessione. Però a seguito di questa ossessione poi sono cominciati ad arrivare i pensieri punitivi, i pensieri ossessivi, perché lui immaginava che sarebbe stato punito, che per colpa di queste sue azioni qualcuno a lui caro avrebbe avuto delle conseguenze negative. Quindi l'idea del pensiero magico, cioè del fatto che i propri pensieri poi si realizzano, e questo gli capiterà più volte nella sua esperienza, racconta il paziente anche nelle sedute successive. Per esempio, una ragazza si era innamorata di lui, lui le aveva detto che non era interessato, poco tempo dopo si era suicidato. Quindi lui pensava che appunto il fatto che avesse dei pensieri negativi potesse poi causare del male alle altre persone. Un altro episodio importante che lui racconta, che forse è all'origine di tutto, prima di tutto all'origine di tutto lui dice che c'è questa idea che lui ha, che i suoi pensieri vengono intesi dai suoi genitori, cioè le sue pensieri lui li trasforma in parole senza rendersene conto, senza riuscire ad ascoltarli. I suoi genitori li sentono, c'è questa idea, e da questo origina, secondo il paziente, la sua malattia. Poi racconto di un altro episodio accaduto durante il servizio militare, perché lui ha fatto il servizio militare, e in questo servizio militare c'era un personaggio molto, un comandante, un ufficiale un po' sadico, che era favorevole alle punizioni corporali, che aveva raccontato questa punizione corporale dei topi, in cui i topi venivano messi in un secchio a contatto con l'ano del condannato, e poi questo secchio veniva sollecitato, e i topi si rifugiavano dentro l'ano del condannato, gli causavano delle sofferenze, delle mutilazioni, e quindi questa era la tortura orribile che l'ufficiale raccontava. E lui, questa lì, è rimasto un po' scioccato a seguito di questo racconto, perché questo ufficiale poi si scoprirà dopo, gli ricorderà il padre, perché l'ipotesi di Freud è che ci sia un trauma infantile, un qualcosa che lui ha vissuto male durante l'infanzia, che si è portato dietro, e quindi è questa la causa della sua malattia, questa è la causa dei suoi pensieri ossessivi. Quindi se riesce a capire che cosa è successo, perché è venuta fuori la nevrosi ha queste caratteristiche, no? Di avere dei pensieri
intrusivi, brutti, che riguardano cose brutte che possono succedere a sé o alle altre persone, per esempio i pensieri suicidari, e che questi poi si, la paura che questi si possano realizzare. Quindi lui, per fare in modo che non si realizzassero, adottava delle strategie di difesa, delle formule, delle compulsioni, diciamo, come disturbo ossessivo compulsivo, in modo da ridurre il pericolo di questi pensieri, che riteneva pensiero magico, pensiero onnipotente, che poi si sarebbero realizzati. E comunque il secondo episodio, un altro episodio è capitato lì durante il servizio militare, che lui ha, Paul, si chiamava questo, probabilmente, non è detto, perché l'uomo dei lupi è un nome che gli ha dato Freud per proteggere l'identità dei propri pazienti. Quindi comunque questo Paul, durante il servizio militare, durante un'esercitazione, ha perso i suoi occhialini, il suo pince-nez, però non aveva voglia né tempo di cercarli e quindi ne ha ordinato un paio nuovo. Quando sono arrivati li doveva andare a ritirare la posta, però doveva pagare un tot di soldi, adesso 3 sterline 80, mi sembra, adesso non mi ricordo, 3 non sterline, insomma i soldi che c'erano allora. Il generale gli riferisce, questo ufficiale gli riferisce che un altro ufficiale avrebbe pagato per lui, e quindi lui si impegna a restituire i soldi a questo ufficiale. Però una voce gli dice: non restituirli, altrimenti a te cadrà qualcosa, a tuo padre o alla persona amata. E lui quindi tendenzialmente cerca sempre di fare in modo di rimandare la restituzione di questi soldi. Però poi c'è un'altra voce che gli dice invece: restituisci questi soldi, perché devi restituirli, perché è un debito, perché è un debito che tu devi pagare. Perché poi si scoprirà dopo che anche il padre ha fatto il servizio militare, era una persona molto rigida, che assomigliava a questo ufficiale che gli aveva raccontato questa tortura, e aveva giocato d'azzardo, aveva perso dei soldi che gli erano stati dati per compiere dei doveri, insomma adesso non mi ricordo esattamente cosa, però li aveva perso questi soldi e poi qualcuno li aveva prestati e lui non era più riuscito a restituirli. Quindi l'idea del dover restituire i soldi era legato a questa cosa qua. E lui fa tutti dei gran pensieri assurdi, in realtà poi i soldi li aveva anticipati l'impiegato della posta, e lui lo scopre anche, però comunque nella sua mente l'impegno che si era preso era di restituirli a questo ufficiale. Quando poi gli dicono che invece in realtà l'ufficiale dice che c'è un altro ufficiale che ha anticipato i soldi, credendo che fosse stato lui, allora lui pensa, immagina di portare tutti e due ufficiali all'ufficio postale, dare i soldi all'ufficiale B, mettiamo, che li dava all'ufficiale A, che così poi lui li poteva restituire. E quindi insomma tutta una gran confusione, però tutto legato a questa restituzione di soldi che lui avrebbe dovuto eseguire. Comunque, poi Freud va avanti con questo caso, diciamo, che poi esporrà anche al Circolo di Vienna, insomma, e di cui terrà tutti gli appunti, e riuscirà a guarirlo. Come riuscirà a guarirlo? Andando, scavando nella sua infanzia e cercando di scoprire che cos'è che ha causato il trauma originario. Il trauma originario è stato fatto dal fatto che il babbo l'ha ripreso quando ha morso una governante in maniera molto pesante, quindi gli è rimasta quest'idea, questo superio, no? Potremmo dire, alla Freud, che ancora non c'era la topica dell'ess e del superio per Freud, cioè l'ess, gli istinti, e il superio è il padre normativo che ti blocca nei tuoi istinti, no? Però c'era l'idea del pensiero conscio e inconscio, quindi c'è l'inconscio che agisce, no? Creando dei nessi, perché nella nevrosi che cosa succede? Abbiamo un trauma che però non viene rimosso come nel caso di isteria, non c'è la rimozione, ma viene semplicemente, c'è l'isolamento dell'affetto, cioè l'emozione negativa associata al trauma viene scollegata dal trauma e l'evento rimane nel ricordo, la rappresentazione di questo evento, però come un evento di poca importanza. Gli affetti negativi vengono collegati ad altre cose, o ad altre persone, ad altre cose. E
Quindi questa è una delle caratteristiche della nevrosi ossessiva, cioè il ricordo non viene rimosso ma viene sganciato dal suo contenuto affettivo e quindi non si capisce più che questo era l'origine del trauma. E Freud ricostruisce la vicenda del soggetto ricostruendo tutti i nessi, perché poi il paziente si era presentato a lui dopo aver letto Psicopatologia della vita quotidiana e aver capito come nella nostra vita quotidiana noi facciamo quando c'è qualcosa che turba molto la nostra psiche, lo rimuoviamo e poi ritorna però sotto forma di nuovi nessi, nuovi collegamenti. Ecco, lui ha stabilito questo collegamento di tutti questi topi che praticamente in qualche modo costellano tutta la sua esistenza, perché topi, ratten assomiglia a raten, che significa rate da pagare di un debito, quindi è collegato sempre al debito che aveva suo padre. E poi topi è qualcosa di sporco, qualcosa di orribile da debellare, quindi lui si sentiva così. Di solito la persona si sente sporca e crea questa formazione reattiva di persona pulita, ordinata, che deve eseguire gli ordini, che deve ottemperare tutti i suoi compiti. Queste sono le caratteristiche fondamentali della nevrosi ossessiva. Che c'è proprio questa catena significante dei topi, come dirà poi Lacan, questo significato del topo che ha tanti significati, tutti collegati al trauma originario. E poi topo vuol dire anche bambino, perché la donna che lui amava, e il padre aveva, siccome era povera, il padre aveva detto che non era il caso che lui la sposasse, quindi lui si è sentito mutilato nei suoi affetti e poi scoprirà anche che in realtà anche il padre era innamorato di un'altra donna, però ha sposato poi la madre perché era ricca, era di buona famiglia. Infatti poi si scoprirà Freud nelle sessioni successive, Freud scoprirà che il padre era morto da anni, quindi lui aveva ancora questo timore del padre nonostante fosse morto, perché poi ecco, il superio rimane anche dopo che il soggetto, il padre normativo, è morto, rimane come presenza ancora più pesante, ancora più. Infatti lui immaginava che capitassero cose brutte al padre morto, quindi continuava questa dimostrazione che continuava questo suo trauma nei confronti del padre. E quindi come si risolve finalmente lui riesce a capire di questo suo nesso, no? Lui aveva un grande amore per il padre che dichiarava nelle sedute, però nel suo inconscio in realtà lui odiava il padre perché aveva represso tutti i suoi affetti, tutta la sua sessualità. E infatti anche dopo la morte del padre anche la stessa madre gli dirà, perché poi spesso la madre è normativa come il padre, segue la normatività del padre, tu non dovresti sposare questa donna povera ma dovresti sposare questa donna ricca perché ti dà più possibilità di carriera, possibilità di successo, e quindi questo trauma si ripeterà e porterà al dubbio, perché le emozioni che ha il nevrotico ossessivo sono quelle del dubbio, sicuramente di non riuscire a compiere una scelta esistenziale, soprattutto per quanto riguarda il tema amoroso, ma poi successivamente anche per ogni altra cosa, perché se le cose importanti non si riesce a fare una scelta, figuriamoci, i traumi e le emozioni negative si spostano su altre cose insignificanti, come quella di dover restituire questa somma per gli occhiali, che diventa un'ossessione che coinvolge tutta la vita della persona. E quindi in definitiva il caso si risolve perché la persona capisce qual è il trauma collegato all'affetto negativo, cioè capisce che in realtà è stato il padre a castrarlo in tutte le sue scelte, anche prima della morte. Poi lui aveva avuto dei pensieri di morte nei confronti del padre, perché diceva se mio padre muore io riuscirò a sposare questa donna che mi piace, insomma. E il padre poi morirà e non solo viene ricoverato per enfisema all'ospedale, i medici dicono che sta bene, che non c'è nessun problema, può andare a casa, però poi nella notte muore e poi gli riferiranno che prima di morire ha fatto anche il suo nome, e quindi lui rimane questo senso di colpa, no? Perché la seconda emozione
del nevrotico è il rimorso, il senso di colpa che rimane nei confronti del padre, che è questo che non ti fa fare una scelta, perché in realtà da un lato lui vorrebbe sposare la donna amata, però dall'altro c'è il padre che lo impedisce. Tra l'altro la donna amata non può avere bambini e questo, anche questo porta poi dei dubbi, perché lui vorrebbe avere bambini, infatti i topi poi sono anche assimilati a dei bambini. Una volta compresi tutti questi significati relativi ai topi, il paziente, secondo Freud, guarisce. Peccato che poi morirà nella Grande Guerra, insomma, come soldato, e poi Freud alla fine fa una nota che aggiungerà nel 23 della morte di questo soggetto, dicendo che è morto un grande personaggio, che è un personaggio illustre, che poteva, perché era comunque una persona molto intelligente, però il fatto che sia guarito lancia qualche dubbio, perché in realtà dalla nevrosi non si guarisce mai completamente, rimangono sempre le idee ossessive. L'importante è anche perché il nevrotico comunque è egosintonico, cioè sa qual è il suo disturbo, sa quali sono i suoi problemi, però non riesce in qualche modo a liberarsi da ciò che lo angoscia, da ciò che lo attanaglia. Bene, spero di avervi riferito brevemente di questo, riferendovi brevemente di questo caso dei topi, di avervi dato un'idea di cos'è la nevrosi ossessiva. Già in un altro video ho parlato del disturbo ossessivo compulsivo, quindi vi invito a guardarlo, a guardare anche i meccanismi di difesa correlati con questo disturbo per capirlo meglio. Arrivederci a tutti.